Cari amici maschietti, cosa fate per tenervi in salute? Mio marito dice che non ha bisogno di fare nulla perché ha una salute di ferro e io ci credo. Ma sapete cosa mi dicono molti uomini quando vengono a fare le consulenze di naturopatia con me? Proprio io che sono stato sempre bene, adesso sto sempre male e non so come uscirne. Allora gli spiego che a forza di tirarla la corda si spezza, non importa quanto sia robusta. Per evitare di arrivare a queste spiacevoli situazioni, ecco le 5 linee guida dell'OMS per la salute degli uomini. 1. Check-up regolari. Fare gli esami di routine e le analisi specifiche per colesterolo, pressione, fegato, benessere di prostata e apparato riproduttivo maschile. Non è una cosa da fissati, è la giusta chance per evitare guai peggiori. Ed è indispensabile dopo i 45. 2. Meno alcolici. L'OMS lo dice con chiarezza: bere regolarmente aumenta il rischio di cirrosi epatica, tumori a stomaco, intestino, vescica e reni, infarto e ictus, senza considerare il pericolo per sé e per gli altri di incidenti o comportamenti inopportuni o violenti causati dagli alcolici. 3. Smettere di fumare. Ogni anno il fumo di sigaretta uccide 7 milioni di persone nel mondo e aumenta il rischio di tumori, infarti e ictus. E negli uomini aumenta anche il rischio di impotenza, lo sapevate? 4. Una dieta sana, la migliore amica della salute maschile. Largo a frutta e verdura di stagione, sia cotta che cruda, e i cibi amici della prostata che trovate in questo video e nel mio ebook dedicato alla cura naturale della prostata in descrizione qui sotto. 5. Sport. Fate almeno 30 minuti di sport ogni giorno? Se non è così, secondo l'OMS, la salute è a rischio. E aggiungo io, attenzione anche a stress, ansia e depressione. Seguendo questi 5 facili consigli, proteggere la salute maschile è facile, perché prevenire è meglio che curare. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano. Naturalmente. Ciao!